fatto. Riva del Garda, 19 luglio 2018, manca poco alle ore 6 del mattino, siamo sul lago, alla spiaggia dei Sabbioni, dove tra poco ci sarà il grande concerto del grande fisarmonicista ha fatto come ai ciclisti, si è riscaldato brevemente davanti al lago. Thank you.
Buongiorno a tutti e benvenuti. Queste erano le melodie che all'età di 5 anni e mezzo io ascoltavo in una bottega di un barbiere in Sicilia, a Valderice. Io andavo lì con papà e sentivo queste melodie, più o meno, da un mandolino, una fisarmonica e una chitarra. Ecco, avevo solo 5 anni e mezzo, ancora oggi non so se io ho scelto lei o lei ha scelto me. Circa 10 anni. Se parlo così mi sentite o devo... Mi sentite bene? Ok. Avevo circa 10 anni e mi si diceva: ma tu sei un fisarmonicista, ma conosci quel brano famoso che è stato scritto per violino? La Ciarda di Monti. Allora se non conosci quel brano non sei un vero fisarmonicista. Allora io ho preso quel brano, l'ho riarrangiato. Adesso ho il piacere di proporvelo, la Ciarda di Monti. Oh.
Riprendo perché mi hanno detto che forse è meglio che lo usi. Sicuramente tanta passione che questi anni mi ha accompagnato in questo lungo viaggio, e quando si pensa alla passione con la fisarmonica non si può esimersi dal pensare al tango che lo associamo subito ad Astor Piazzolla, uno dei più bei tanghi secondo me è un capolavoro, Oblivion. Thank you.
Tanta passione, tanta malinconia, ma anche tanta gioia. E quando mi proposero di partecipare al primo mondiale in Portogallo nel 2009, dico in Portogallo, allora voglio fare qualcosa di in particolare. Ho pensato subito a un brano che è uno scioro. E io vorrei farvelo sentire un attimino all'inizio in versione quasi originale, parlo del ritmicamente, e poi la mia elaborazione di Tico Tico. Thank you.
Pietro, grande. Lo intravedete? Sì, eccolo. Ora, io per questo, in questo esatto momento, vorrei fare un omaggio alla musica italiana. Farò due brani insieme. Sono famosissimi, no, non li sto a presentare. Thank you.
Finiti i mondiali del 2009,
vinti in Portogallo. Nel 2011 vado... Aspetta, perché qualcuno altrimenti... Allora, dopo aver fatto i mondiali in Portogallo nel 2009, nel 2011 vado a Shanghai per la Coppa Mondiale. La dico, qui adesso devo inventarmi qualcos'altro. Allora, siccome ho avuto sempre una concezione forse molto ambiziosa di questo strumento, che per me è un'orchestra, è un'orchestra portatile. Allora, io ho studiato anche direzione d'orchestra e un po' da piccolino soffrivo questa cosa che la fisarmonica non era uno strumento, non è uno strumento orchestrale. Quindi per vederlo in orchestra o fai il solista oppure guardi l'orchestra e basta. Allora ho detto, ma io devo in qualche maniera entrarci in questa orchestra, pensando appunto che sia uno strumento dalle potenzialità assolute, ho iniziato a prendere le partiture d'orchestra, controllarle tutte, quindi leggendole in maniera, cioè da direttore, dalla risultante, che è quello che noi, quello che viene fuori quando ascoltiamo un brano di musica classica, di una sinfonia o cos'altro, ho fatto sì, ho tirato giù le parti e l'ho adattato per questo strumento. Quindi per solo orchestra io ho il piacere di proporvi un'ouverture di una sinfonia dell'italiana In Algeri di Gioachino Rossini. Thank you.
Insuperabile Pietro, 20 volte campione del mondo, non 4. Domanda, avete qualcosa da, qualche richiesta in particolare? La gazza ladra. Sere mangio, gazza ladra. Adesso non potrò accontentarvi tutti, però ci provo. Altro? L'ouverture del barbiere di Siviglia. Ho fatto questa domanda, mi sono rovinato, niente. Sono rovinato con le mie stesse mani. Allora, barbiere di Siviglia, tosti questi, è un bel pubblico. Altro? Inno alla gioia. Inno alla gioia, signora. Il volo del Calabrone? Volo del Calabrone. Allora, Christian, io inizio. Tu intanto me li chiami questi brani, che ho dimenticati già. Pietro, Carnevale di Venezia nella tua versione. Sì. Allora intanto inizio. Posso fare un brano che dico io? Qualche russo? C'è qualche russo presente?
è bella la musica. No. Allora io lo faccio uguale perché mi piace molto, è una versione, un arrangiamento di Pino Di Modugno e mio di Occhi Neri, Occhi Ciorni. Thank you.
meglio così. Grazie. Adesso cercherò di accontentarvi. Adesso inizio, però non so dove andrò a parare. Allora io prima di iniziare questo brano, che non so se finirà adesso, stasera, non lo so, volevo ringraziare di cuore ancora una volta la signora Sigele. Mietta, grazie per questo ulteriore invito. Io quando chiama lei parto. Dice, ma puoi venire? Sì, ma controlla, vengo. Perché è sempre un piacere tornare a Riva. Grazie, grazie a tutti voi. Io con questo brano vi ringrazio ancora e vi saluto. Non so quanto durerà, quindi può darsi che è un saluto momentaneo. Thank you.
Bye.
Thank you.
Eccezionale!
Superlativo, Piero. Grazie, grazie. Allora, esco, entro, non lo posso fare qui, non ci sono le quinte. Allora, neanche per far lavorare anche gli amici tecnici, grazie, suono splendido, grazie. E che è importante, è importantissimo, il suono è importantissimo, anche in queste circostanze. Allora, io vi propongo un altro pezzo, perché davvero lo meritate. E avete sentito, almeno ho provato a farvi sentire un po' l'orchestra, i violini, i legni, gli archi gravi, avete sentito i contrabbassi, i celli a sinistra. Adesso oltre, voglio andare oltre. Tra l'altro è un brano tratto dall'ultimo lavoro discografico che, se volete, lo troverete a fine concerto. Oltre che l'orchestra, devo inserire anche i cantanti. Un altro strumento, il più difficile, la voce. Allora ho provato a fare anche quello. E io vi saluto con questo brano, è tratto dall'opera del Barbiere di Siviglia, e La cavatina di Figaro. Grazie ancora e buon festival a tutti. Sto aspettando il cantante. Thank you.
Riva del Garda, 19 luglio all'Alba, grande concerto di Pietro. Se vi alzate in piedi facciamo una foto tutti insieme, la porto io come ricordo. Ah, benissimo. Foto. Sì, solo foto. Siete? Alziamo le mani. Ok, grazie. Bravo. Grande Pietro. Due parole per Cedis TV, sei troppo stanco Pietro. Bravissimo, sai. Bello, bello, bello. Complimenti, sai. Grazie. Portami il fratello con te che era bravo anche lui. Ok. Sai, voglio che suoni con te. Grazie. Pietro, due parole per Cedis TV. Guarda, io rivolgo soltanto un saluto perché sono stanco e riposo. Grazie, bravissimo, bravissimo, grazie. La fisarmonica con cui ha suonato il grande Pietro. Super campione per diverse volte di fisarmonica nel mondo. Mattinata splendida in questo 19 luglio a Riva del Garda. A presto, ora alle 6, grande concerto organizzato dalla direttrice del festival Musica Riva Festival, dalla signora Mietta Sigele, giusto signora? Bravissimo.